E con questa sono 4. Si allunga la striscia di sconfitte consecutive per la 01 PMS, battuta tra le mura amiche dalla Leomatic Perugia, seconda forza del campionato di A dilettanti. Un risultato preventivabile quello maturato nella domenica pomeriggio del Pala Ruffini, ma che le tre sconfitte che l'hanno preceduto hanno reso meno digeribile. Torino ha tenuto testa per 2/4 ai Grifoni, nonostante le assenze di Tassinari e Conti e le non perfette condizioni fisiche di Parente, cedendo però come prevedibile con il passare dei minuti. Il vantaggio di 2 punti, maturato a metà gara, è stato azzerato dal terzo periodo dei biancorossi, chiuso sull'8-17, che ha virtualmente chiuso la partita. Nonostante le ottime prove di Masper, 26 punti, Giusto e Boella, la 0-1 non è riuscita nell'ultimo quarto a rimettere in piedi la partita, merito anche della qualità del roster perugino, trascinato da Pazzi, Musso, Carenza e dal giovane Filippo Baldirossi. Finisce 61-70 per la Leomatic, la PMS si lecca le ferite e prova a recuperare serenità e condizione per il derby di domenica a Castelletto Ticino. Di sicuro bisognerà tirare meglio dall'arco dei 6,75, come dimostra l'1 su 21 per il 5% maturato nell'ultima partita.